Bentornati, oggi ci troviamo in provincia di Vicenza e stiamo andando a scoprire due luoghi fantastici, un giardino romantico e la famosa villa La Rotonda. Quindi andiamo, sigla. Ed eccoci, dopo averne sentito parlare tanto, finalmente siamo davanti all'entrata. Oltrepassati il cancello, troviamo questo viale leggermente in salita e davanti a noi lei, la protagonista, Villa Almerico Capra, detta La Rotonda. Alla nostra destra troviamo questi annessi dove possiamo trovare al proprio interno un negozio di souvenir e i bagni. Fatta costruire da Paolo Almerico, che la commissionò ad Andrea Palladio nel 1566, fu completata da Vincenzo Scamozzi nel 1605 per i due fratelli Capra, che avevano acquistato l'edificio nel 1591. Vi ricordo sempre che sotto in descrizione, come su tutti i miei video, trovate il link per tutte le informazioni dei luoghi che visito. Ma parliamo della protagonista. La villa fu fatta costruire sopra un piccolo colle appena fuori le mura di Vicenza. Fu fatta costruire da Paolo Almerico per se stesso e commissionò Andrea Palladio per questa impresa. La Rotonda è stata modello di ispirazione per numerosi edifici ed ecco alcuni esempi: la Casa Bianca a Washington, Villa Pisani detta la Rocca Pisana, Chiswick House a Londra, Monticello in Virginia. Pensate che la villa è asimmetrica, con l'uso della cupola, applicata per la prima volta a un edificio di abitazione, Palladio affrontò il tema della pianta centrale, che era riservata fin prima solamente all'architettura religiosa. In origine la cupola era aperta e l'acqua piovana veniva recuperata tramite questa bocca sul pavimento che scendeva nel piano sottostante. Tanta bellezza, è proprio difficile abbassare lo sguardo. Thank you.
Adesso andiamo a scoprire un po' di curiosità di questa bellissima villa. Veramente stupenda. Andrea Palladio è un genio. Crea questa villa senza fondamenta. Costruisce queste scalinate che fanno da spinta e lo fanno tramite questi archi reali. Ed ecco qui che vediamo la roccia su cui è costruita la villa. Qui sotto la zona della cucina e della servitù e del famoso punto dove veniva recuperata l'acqua piovana. Beh, è un po' un peccato aver trovato parti di cantiere, però almeno siamo sicuri che viene conservata bene. Un luogo veramente fantastico. Beh, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un mi piace, e se volete vivere con me nuove esperienze, scoprire nuovi luoghi tra storia e natura, beh, che aspettate? Iscrivetevi al canale e selezionate la campanella per essere avvisati dei nuovi video in uscita. Il video è terminato, ma la giornata no. Infatti, tra poco ci sposteremo per scoprire un giardino meraviglioso. Quindi, mi raccomando, seguitemi.